Ciao a tutti, sono in un bellissimo pulmino thailandese, siamo appena arrivati a Bangkok, c'è un sacco di traffico, è un po' nuvoloso, fa un caldo pazzesco, è bellissimo. Ho fatto colazione tipo con una cosa di gamberi, riso, brodo, pollo. No, pollo non c'era, c'era l'omeletto col tofu e il peperoncino, buonissimo, io adoro già sto posto. Eh sì, primo giorno a Bangkok, tra 7 giorni mi affiderò alle mani del dottor Support, per cui mancano 7 giorni, sì. Che dire, questo è corto perché sì, sono in transito, siamo appena arrivati, l'aeroporto è molto bello, moderno, che c'è da dire, magari un po' di insetti qua e là. Molto bella. E niente, piccolo aggiornamento, ciao. Ed eccoci finalmente in Bangkok, ci siamo finalmente sistemati in albergo, come potete vedere un po' di casino. L'albergo è molto bello in verità, tipo da sul fiume, guardate che bello, guarda, parche ovunque, templi, è Bangkok. Eh sì, è una bella esperienza. Per cui sì, manca una settimana. Cioè, un po' meno di una settimana, mancano 6 giorni di fatto, perché il viaggio è durato un giorno intero. È stata una bella impresa il viaggio, col fatto che poi mi ero dimenticata il pin del telefono che avevo spento durante il viaggio, per cui vatti a ricordare il pin per riaccenderlo, niente, ho dovuto chiamare a casa per farmi trovare il pin del telefono, per cui tipo non sono riuscito a prendere foto di tutto la prima parte di Bangkok. Vabbè, però è molto bello, è molto bello. Mi sento strana perché veramente mi aspettavo a un certo punto di... veramente che non sarebbe accaduto davvero. Invece, non lo so, mi avrebbero fermata alla dogana, mi avrebbero detto no, non puoi partire, qualsiasi cosa, qualsiasi cavolo del genere. E invece cazzo sta succedendo davvero. Wow. È difficile da processare in certi sensi. Mi mancano un bel po' di persone già. Scusate, ma guardate che bella barca che sta passando in questo momento. Vediamo se si riesce a vedere. Cioè, è pazzesco. Bangkok è... puzza di smog, questo c'è da dire. Puzza di smog da morì. Ah, a proposito di puzza. Ho scoperto... questa cosa. Il durian. È buonissimo. Puzza da morì. Ma proprio tanto, tanto, tanto. Ma caspita quanto è buono. Durian è tipo una cosa buonissima. E a me non piace la frutta, per cui è tutto dire. Sì. Eh sì, quindi 6 giorni. Oggi è, alla fine oggi è giovedì, sì. Giovedì, mattina di giovedì. A Roma sarà tipo notte fonda. Sì, sono tipo le 4. E tra 3 giorni mi vengono a prendere dalla clinica di Suporn e mi portano direttamente là dove faremo tutti i controlli. E a quel punto si entra veramente nel, come dire, nel vivo della situazione. Mi sto studiando per bene quello che è, ve lo faccio vedere. Ed eccoci finalmente in Bangkok. Ci siamo finalmente sistemati in albergo. Come potete vedere, un po' di casino. L'albergo è molto bello in verità. Tipo da sul fiume, guardate che bello. Guarda, parche ovunque, templi, è Bangkok. Eh sì, è una bella esperienza. Per cui sì, manca una settimana. Cioè un po' meno di una settimana, mancano 6 giorni di fatto, perché il viaggio è durato un giorno intero. È stata una bella impresa il viaggio, col fatto che poi mi ero dimenticata il pin del telefono che avevo spento durante il viaggio, per cui
Fatti a ricordare il PIN per riaccendere, niente, ho dovuto chiamare a casa per farmi trovare il PIN del telefono, per cui tipo non sono riuscito a prendere foto di tutta la prima parte di Bangkok. Vabbè, però è molto bello, è molto bello. Mi sento strana perché veramente mi aspettavo a un certo punto di... Veramente che non sarebbe accaduto davvero. Invece, non so, mi avrebbero fermata la dogana, mi avrebbero detto no, non puoi partire, qualsiasi cosa del genere. E invece, cazzo, sta succedendo davvero. Wow. Difficile da processare in certi sensi. Mi mancano un bel po' di persone già. Scusate, ma guardate che bella barca che sta passando in questo momento. Vediamo se si riesce a vedere. Cioè, è pazzesco. Bangkok è... Puzza di smog, questo c'è da dire. Puzza di smog da morire. Ah, a proposito di puzza. Ho scoperto questa cosa. Il durian è buonissimo, puzza da morire, ma proprio tanto, tanto, tanto. Ma caspita quanto è buono. Durian tipo una cosa buonissima e a me non piace la frutta per cui è tutto dire. Eh sì, quindi 6 giorni. Oggi è, alla fine oggi è giovedì, sì, giovedì, mattina di giovedì. A Roma sarà tipo notte fonda, sì, sono tipo le 4. E tra 3 giorni mi vengono a prendere dalla clinica di Suporn e mi portano direttamente là dove faremo tutti i controlli. E a quel punto si entra veramente nel, come dire, nel vivo della situazione. Mi sto studiando per bene quello che è, ve lo faccio vedere. Questo tomo che è stata fatta da una ragazza estremamente perfezionista, ma proprio per questo è estremamente utile. E dentro, sì, non badate al casino, dentro ha tipo tutto. Cioè, a parte veramente da ogni singolo dettaglio dei negozi vicini alla clinica, qualsiasi cosa, dettagli del posto operativo, c'è di tutto, 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 ed è fantastico. È anche un po' spaventoso, sì. Sì, la paura sta iniziando ad arrivare allo stomaco, io somatizzo moltissimo sullo stomaco quando ho paura, me la dia tutto qua, tutto qua. Grazie ancora. Un strano sogno. E spero di non svegliarmi, sì. Ci vediamo tra qualche giorno. Io intanto mi godo qualche giorno di turismo e di riprese, perché effettivamente ci sono anche riprese da fare.